Ed eccoci qua a Pizzoli, davanti alla bellezza della chiesa di Santo Stefano a Monte del XIII secolo e del castello Dragonetti da Torres, Dragonetti de Torres del XVII secolo. E stiamo per iniziare un percorso breve stasera, sono le 3:30 del pomeriggio e andiamo verso il Monte Marine, che non saliremo completamente, ma arriverò fino a una certa quota, da dove c'è un bel vedere, da dove assisteremo allo spettacolo del tramonto, e poi torneremo indietro se serve con l'ausilio della luce frontale. Quindi praticamente adesso ci inerpicheremo sul sentiero Giorgi e poi sul sentiero Martinelli e poi dopo ci collegheremo nel momento del tramonto. Qui c'è la tabella dei sentieri di questa zona fatta dall'associazione Orione, comune di Pizzoli, e poi c'è stato anche un lavoro ovviamente degli uomini e delle donne del CAI, sottosezione Alta Valle della Terno, sottosezione della sezione Aquilana, e ci prepariamo a partire. Siamo sempre sul sentiero Martinelli, adesso abbiamo raggiunto, diciamo, un punto, il bivio per andare alla Croce di Montemarine, e torniamo indietro per non perderci l'emozione del tramonto dal punto di Belvedere. Stiamo scendendo sul sentiero Martinelli, appunto, sul Monte Marine, e siamo nell'alta Val della Terno. Qua sotto di noi c'è tutta la vallata di Pizzoli, l'alta Val della Terno, e laggiù il Monte Calvo con il sole che sta per scendere. In fondo, ben innevata, si vede la Magliella. Non è proprio visibilissima, ma abbastanza visibile da qua. Eccola laggiù, quella è la Magliella. E invece qui c'è Monte Sirente e Monte Ocre. Ed eccoci arrivati alla panchina sul sentiero Martinelli con il sole che sta calando dietro al gruppo del Monte Calvo. Sono esattamente e sono le 17 eccolo qua e 16. Sta calando il sole, il cielo comincia a colorarsi di rosso, di arancione, bellissimo. Monte Calvo tutto innevato. La voce fuori campo, eccola qua, è di Giulia, che oggi ha deciso di condividere questa emozione. Mi è andato pure bello. Il sole sta scendendo sempre di più dietro il Monte Calvo. Guardate che bel colore, il profilo dei monti è stupendo. In fondo alla valle si notano i Monti Reatini, il Tremonese, la Pinfonia, quello giù. Sta scendendo la sera. Gruppo del Monte del Miniglio, il Monte Giano e il Monte Calvo, il gruppo del Monte Calvo, e il sole che sta scendendo e ci sta regalando questi bei colori. Ecco qua, stiamo scendendo sul sentiero Martinelli verso valle e intanto il sole anche scende insieme a noi dietro Monte Calvo.
Adesso andiamo a vedere un po' il cielo come si colora. E siamo quasi arrivati al rifugio Chicchirichì. Davanti a noi l'Alta Valle Aterno, con il sole che è ormai sceso dietro i monti e il cielo che si sta colorando man mano dei colori caldi del tramonto. Tutto molto bello. Andiamo, ecco qua, siamo sul sentiero Giorgi, ormai quasi nei pressi del rifugio Chicchirichì. Il tramonto ormai ci sta finendo di regalare questi colori arancioni e questo tratto di sentiero è ancora innevato. Allora, stiamo scendendo dal rifugio Chicchirichì, siamo appena passati sotto ai due alberi che fanno da portone. Ormai il tramonto è avvenuto, si sta facendo sera, ci sono un po' di nubi colorate in lontananza che hanno dei riflessi un po' color salmone, e vediamo giù dove sta scendendo. Ormai si è fatta sera, tra poco avremo bisogno probabilmente di accendere le lampade frontali, specialmente quando entreremo nella pineta che vediamo davanti a noi. Viaggiamo ormai con la lampada frontale accesa, più per sicurezza che per altro, non servirebbe ancora, ma l'accendiamo lo stesso. Ed ecco qua l'altro folletto dei boschi, ovvero sia tale Giulia. Questo sentiero, che si chiama Sentiero Giorgi, è attivo da qualche anno, da pochi anni, mi sembra tre. Andiamo sul sentiero Giorgi, verso il castello Dragonetti De Torres di Pizzoli, punto di arrivo. Ormai è scesa la sera e ci troviamo a dover fare l'ultimo tratto di percorso.